Ma lo facciamo in modo progressivo, in modo da dare a chi lavora nel mondo dell'economia, da un punto di vista più accademico, da un punto di vista più operativo, come supporto al mondo delle aziende o perché proprio un manager d'azienda, diamo la possibilità di provare a capire le grandi trasformazioni che stanno impattando sul nostro mondo, sul nostro sistema economico. E abbiamo scelto per i nostri primi quattro webinar, assieme appunto al Centro Studi Confindustria, e ringrazio Andrea Montanino per tutto il supporto che ha dato a questo progetto, abbiamo scelto quattro temi che identificano le principali trasformazioni a cui stiamo andando incontro. Oggi abbiamo il primo, cominciamo a parlare di trasformazioni digitali e quindi di come il digitale sta cambiando il mondo delle imprese e in particolare il capitale umano e quindi l'organizzazione, tutti i temi legati all'organizzazione del lavoro che vengono impattati, vengono e devono essere gestiti in modo diverso a causa delle trasformazioni digitali a cui andiamo incontro. È un tema particolarmente rilevante per tutti quelli che sono in azienda e vogliono capire qual è il futuro della propria azienda e soprattutto il futuro del capitale umano nell'azienda in cui lavorano. A parlarcene oggi abbiamo due relatori importanti, forse i principali esperti che abbiamo in Italia su questi temi, il professor Butera, appunto, dell'Università di Milano e il professor Venier dell'Università di Trieste. Entrambi, mi fa molto piacere che lo siano, membri del Comitato Scientifico della Fondazione Nord-Est. Il loro lavoro da tanti anni si concentra su questi temi, il contributo che loro oggi ci daranno quindi sarà particolarmente interessante. Io strutturerei questo webinar nel modo seguente, darei la parola prima al professor Venier che ci fa un quadro delle trasformazioni in corso, poi al professor Butera che si focalizzerà di più sugli elementi di gestione delle trasformazioni, quindi relativamente alla parte di organizzazione del lavoro, e raccomanderei però di tenere questi primi interventi abbastanza concisi per dare modo a chi partecipa di rivolgere domande, fare interventi e rendere quindi questo webinar il più interattivo possibile. Per fare domande avete la possibilità di scrivere le vostre domande, io le leggo tutte. E ovviamente seleziono in modo da evitare ripetizioni, ma cerco di dare la parola a tutti quelli che oggi sono collegati, far partecipare tutti in modo tale che la discussione, anche a distanza, sia il più efficace possibile e abbiate modo quindi di approfondire quegli aspetti del tema che oggi trattiamo che sono più vicini ai vostri interessi. Quindi partirei con le due presentazioni e simultaneamente, man mano che le presentazioni vanno avanti, voi potete formulare le domande. A partire da queste domande, io poi animerò una discussione che spero il più interessante possibile tra di voi e i relatori che oggi abbiamo presenti per questo webinar. Iniziamo quindi con il professor Venier. Come vi ho già detto, ha una produzione scientifica anche recente, molto molto interessante, molto attinente al tema di oggi e lo ringrazio per essere qui presente e per aver partecipato a questo webinar. Francesco, Grazie a lei, professor Carraro, grazie per l'invito innanzitutto. Colgo l'occasione, cercherò di stare nei minuti assegnati, anche se la presentazione è un po' lunga, ma eventualmente l'ultima parte della presentazione la passo direttamente al professor Butera perché approfondirà proprio quei temi che sono le implicazioni dei cambiamenti che stiamo vivendo. Spero vediate tutto. Se mi sì. confermate che c'è una slide visibile, io comincio. La struttura della mia presentazione è la seguente. Partirei con innanzitutto evidenziare gli elementi che sono più stressati dalla stampa e che rappresentano la sostituzione dei lavori esistenti o in parte dei lavori esistenti da parte delle tecnologie. Tutti piangono la fine del lavoro, è finito il lavoro. In realtà, nella seconda parte della presentazione, io voglio evidenziare come la stessa tecnologia che da un lato sostituisce dei vecchi lavori, crea però le condizioni e abilita effettivamente la creazione dei lavori nuovi. È sempre stato così nella storia dell'umanità, nessuno rimpiange il fatto che un tempo per coltivare un ettaro di terreno servivano 10 persone, no? Per cui non rimpiangeremo probabilmente fra qualche anno il fatto che non serva più avere persone che guidano automobili o che lavorano in fabbrica in un certo modo di
in un certo tipo di contesto. Il problema è la velocità ed è eventualmente il processo di apprendimento necessario a passare dai lavori vecchi ai lavori nuovi. E qui ci sono tutti gli aspetti, diciamo, critici che non riguardano tanto l'economia quanto effettivamente la politica, ma di questo penso non avremo tempo di parlare se non magari nelle domande, fare qualche riflessione. Il terzo punto è come tutto questo cambiamento, come queste tecnologie abilitano nuovi modi di lavorare assieme. Quindi molto velocemente parto dal primo punto. Il primo punto è la tecnologia fa il suo mestiere. La fine del lavoro è il motivo per cui noi da sempre abbiamo inventato il concetto di tecnologia. La leva di Archimede rubava il lavoro, no? Datemi una leva abbastanza lunga, solleverò il mondo, rubava il lavoro a tanti schiavi che potevano, no, con molto meno sforzo, sostituire le braccia con una semplicissima macchina, la più semplice di tutte, la leva. Da lì sono passati molti anni, oggi la tecnologia digitale permette di fare cose apparentemente incredibili solo pochi anni fa. Vi elenco alcuni perché secondo me sono quelli che avranno un impatto a breve almeno maggiore. Alcune delle tecnologie, alcune delle soluzioni, dei prodotti che cambieranno molto rapidamente la nostra società, come del resto è cambiata già negli ultimi 10 anni, se ci pensiamo. Il primo è forse quello più eclatante, più sulla bocca di tutti, che è l'auto che si guida da sola. Sta venendo sperimentata da diversi anni, ma già nel 2014 è stato presentato questo primo prototipo di automobile senza pedali, senza freni da Google. Waymo è una compagnia di Google. Sta circolando ormai da un paio d'anni nelle strade della California, quelle reali aperte al traffico, e puntano di venderla nel 2020. Questa semplice innovazione ha delle implicazioni molto grandi sul lavoro. Innanzitutto, ha senso comprarla? Cioè, il business model che noi abbiamo in mente nel settore automotive, che è fatto su qualcuno che produce un'automobile e milioni di persone che l'acquistano, starà in piedi? Probabilmente no. Perché? Perché nel momento in cui un'automobile, che di fatto è un cespite, è un investimento, la cui vita utile al 95% è in garage, quindi è una vita inutile, si costringe a sopportare un costo fisso enorme di migliaia di euro o decine di migliaia di euro per un beneficio marginale. Chiaramente, fino a quando io sono costretto a pagare una persona che guida l'automobile, diciamo che se la voglio su 3 turni, quindi la voglio 24 ore al giorno disponibile, devo pagare 3 persone uno stipendio, mi conviene sopportare quel costo fisso al 95% inutilizzato e comprarmi l'automobile. Ma nel momento in cui non devo più pagare i, chiamiamoli così, 100.000 euro di stipendi per avere uno che la guida al posto mio e la macchina si guida da sola, perché devo tenermi un cespite fermo tutto quel tempo? Affitterò quando mi serve la macchina con un'app, probabilmente. Uber, infatti, è una delle aziende che di più sta investendo insieme, in realtà tutti stanno investendo, i grandi produttori, Google sta investendo, Apple sta investendo, quindi i grandi digitali, e stanno investendo Uber e anche le altre compagnie che gestiscono flotte, perché loro vedono il futuro dell'automobile come un futuro di servizio e non più di prodotto. E questo cambia completamente il panorama in tanti mestieri, facendo perdere tanti posti di lavoro attuali. Nelle assicurazioni, pensate che il 50% del fatturato delle assicurazioni, per molte assicurazioni almeno, è fatto da RC Auto. L'RC Auto è responsabilità civile del guidatore, ma se il guidatore non guida più diventa responsabilità di prodotto. E questo cambia completamente il mercato. Cambia chi è la controparte dell'assicurazione, sicuramente cambierà i volumi anche delle assicurazioni. Pensate che addirittura aziende come Google stanno assicurando da sole in proprio il prodotto che sta circolando sulle strade. Cambierà il mondo dell'automotive: il produttore che adesso vende al pubblico le singole automobili le venderà a grandi flotte, a grandi gestori, oppure le gestirà in proprio, passerà da produttore di automobili a venditore di servizi. No, quindi si venderà direttamente il servizio. Anche questo cambierà completamente tutta la supply chain delle concessionarie auto, la vendita al dettaglio di carburanti, i taxi che scompaiono, le manutenzioni che diventeranno dei servizi gestiti direttamente o dal produttore o dalla flotta che gestisce la macchina. I parcheggi non avranno più il valore che hanno adesso, perché se ho l'automobile che si guida da sola, perché devo pagare 50-100 mila euro per avere un parcheggio al costo della proprietà immobiliare del centro città? L'auto si andrà a parcheggiare da qualche parte nei pochi momenti in cui sarà ferma. Questo cambierà il valore degli immobili nelle città, cambierà o farà sparire alcuni mestieri, tipo la polizia urbana, che per fortuna non dovrà più dare le multe alle persone perché le automobili non saranno più guidate dalle persone.
Quindi molto una sola innovazione di questo tipo sta cambiando e avrà un potenziale cambiamento enorme su tantissimi mestieri, su tantissimi posti di lavoro. La mobilità urbana potrebbe essere ancora più estremamente impattata dai droni, ma di questo non vi parlo, però ci sono esperimenti anche e grossi investimenti sull'uso di droni per la mobilità urbana, ma probabilmente le automobili che si guidano da solo avranno bisogno di ancora una decina d'anni probabilmente per diventare effettivamente qualcosa di visibile che esca, diciamo, dal prototipo, dalla sperimentazione, ma molto prima delle automobili avremo i camion che si guidano da soli. O se vogliamo, dei camion in cui il primo camion guidato da un uomo, da una persona, e una decina di camion dietro a questo si guidano da soli seguendo il primo. Questo è un livello molto più sicuro di guida autonoma perché non richiede tutto il giudizio che deve prendere oggi il computer per decidere tutto, perché c'è un uomo davanti che decide e guida, e i camion dietro replicano semplicemente come un treno, come i colori di un treno, replicano quello che fa il primo autista. Questo avrà un crollo, produce un crollo del costo chiaramente della manodopera nei trasporti industriali, è già la tecnologia disponibile, in Nevada sta già venendo usata da un paio d'anni, negli Stati Uniti. Il link qui sotto, poi quando avrete le slide potrete cliccare su tutti i link di questa presentazione e trovate degli articoli che vi parlano di come, per esempio, in questo momento il Senato americano sta analizzando questa situazione perché permettere a questi self-driving trucks di operare liberamente in tutto il territorio degli Stati Uniti vorrebbe dire, da una stima fatta dal loro centro di ricerche, dal centro di ricerche del Senato americano, vorrebbe dire 3 milioni di posti di lavoro in meno. Nelle manutenzioni, negli hotel, nei ristoranti, tutto quello che è la logistica e il suo indotto, no? La logistica industriale. Quindi questa è una tecnologia già pronta, già disponibile. I robot non sostituiscono lavoratori solo in automotive, assicurazione e logistica. Ci sono robot in ospedale sul campo che fanno il lavoro di persone. Nei due robottini bianchi che vedete sono dei robottini che portano medicinali o portano la biancheria sporca dentro gli ospedali, riducendo magari del 2-3%, 5%. La necessità di usare infermieri per fare quei lavori lì, e 5% su 1.000 infermieri vuol dire 50 infermieri, capite? Quindi anche piccole innovazioni apparentemente marginali producono poi nei grandi numeri un impatto sull'occupazione e soprattutto sul contenuto dei lavori. Robot in ristorante, Pepper, sta venendo usato in molti ristoranti della catena Pizza Hut in Asia, prende ordinazioni, effettua pagamenti, presenta il menù. Quindi un robottino arriverà anche in Italia, tra l'altro a breve, ho sentito sul lago di Garda, lo vogliono utilizzare quest'estate in un albergo, ma è un robot nato, studiato per gestire il rapporto con il consumatore nel settore hotel, ristoranti e caffè. Ci sono robot che possono sostituire poliziotti, l'anno scorso ho trovato questo articolo sul Corriere della Sera, no? Dal 2030 questa macchina, questo robottino, sostituirà il 25% dei poliziotti in Dubai. Parla 6 lingue, è in grado di monitorare il traffico, può chiamare i poliziotti veri se vede che c'è necessità di una situazione critica, risponde ai turisti in qualunque lingua loro facciano le domande, dando indicazioni, insomma, di base. Quindi un altro elemento che va appunto a ridurre di un quarto la necessità di forza lavoro per le strade. E in fabbrica cosa succede? In fabbrica i robot sono arrivati per primi, no? Questa è una linea di montaggio dove i robot sono ben ingabbiati, che sono i robot della famosa industria 3.0, no? Quelli che erano robot stupidi, nel senso che non erano in grado di capire e di interagire con l'ambiente, ma erano programmabili in maniera estremamente flessibile, quindi potevano passare da un modello all'altro molto rapidamente a fare delle operazioni. Però questi sono robot che, non avendo interazione con l'ambiente esterno, non essendo in grado di autoregolarsi con l'ambiente esterno, richiedono gabbie, vedete, sono dentro una gabbia, sono molto pericolosi per gli operatori e per essere programmati richiedono ingegneri informatici con altissima specializzazione, che conoscono linguaggi estremamente difficili, quindi è un oggetto estremamente costoso. L'industria 4.0, quella che usa l'intelligenza artificiale, che usa le tecnologie che abbiamo visto già applicate alla logistica e a quei due robottini che abbiamo visto girare per i ristoranti, per gli ospedali, l'industria 4.0 si è inventata il COBOT. Qualcuno di voi l'avrà sicuramente sentito nominare. Il primo COBOT è stato Baxter, creato tra l'altro dallo stesso inventore di Roomba, che forse molti di noi hanno a casa, è un'aspirapolvere. E cos'è un cobot? È un robot collaborativo, l'acronimo fa collaborative robot. Cosa fa? Essendo consapevole dell'ambiente circostante, intanto è in grado di interagire con le persone in maniera sicura, quindi si ferma se tocca un operatore, addirittura adesso riescono a predire i movimenti dell'operatore, quindi non si fermano, rallentano semplicemente in modo da evitare i tempi di ripartenza, è in grado di essere programmato dall'operatore
come quasi fosse una persona, nel senso che l'operatore prende per mano il braccio del robot e gli fa fare le cose che deve fare, lui impara, riesce a generalizzare il pattern che ha preso e a replicarlo in tutta la casistica. Quindi che tipo di lavori fanno questi robot? Non fanno qualunque lavoro umano, naturalmente, ma sono in grado, per esempio, di caricare e scaricare le macchine, i pezzi che sono dagli stampi di una pressa, per esempio, per la pressofusione termoplastica, riescono a fare piccoli lavori di impacchettamento, di scatolamento, quindi tanti lavori che porteranno via un altro 20, 15, 20, 30% di lavori attualmente svolti da operatori. Il primo COBOL, stiamo parlando di 8 anni fa, Baxter, 2010-2011, oggi tutti i grandi produttori di robot stanno anche offrendo sul mercato dei COBOT e addirittura recentemente stanno venendo sperimentati cobot all'interno delle sale operatorie, quindi in lavori estremamente sofisticati e difficili, ma che oggi possono essere in qualche modo di aiuto agli operatori, ai medici in questo caso. Non solo i robot. A New York, in centro New York, vicino a Times Square, ormai c'è una mezza Broadway che ha i negozi chiusi perché i retailer, i venditori al dettaglio, non riescono a competere con Amazon e con tutti i sistemi automatici di vendita che, essendo in rete, adesso si autoalimentano. L'additive manufacturing, 3D printing, porterà via lavoro a non solo prototipatori artigiani, ma anche a muratori, per esempio, stanno venendo stampate case in 3D, e addirittura ormai la tecnologia 3D, di stampa 3D, riesce, se guardate questa linea bianca, riesce a essere competitiva sopra i 100.000 pezzi con la tradizionale tecnologia di fusione. Quindi la stampa 3D abiliterà degli enormi cambiamenti nelle fabbriche e richiederà ovviamente un ripensamento anche della professionalità di molti operatori. Anche i colletti bianchi sono a rischio. L'intelligenza artificiale, il famoso Watson di IBM, che ha battuto a un quiz televisivo molto destrutturato nel 2011 Ken Jennings, oggi sta aiutando dottori, quindi sostituisce in parte i dottori a fare delle diagnosi, lettori di testo, riconoscimento di pattern, riconosce i precedenti giuridici e li generalizza per applicarli al caso che è sotto esame in questo momento da parte del giudice, quindi sostituisce avvocati, soprattutto nei sistemi di common law, con molta più precisione e molta più velocità, riesce a scrivere addirittura romanzi, pezzi giornalistici, non solo semplici, ma ormai anche abbastanza ricchi e redazionali, quindi sostituirà in parte almeno giornalisti e autori. Call center automatizzati sostituiranno sicuramente molti operatori. Traduzione automatica è ormai arrivata a un livello di precisione e affidabilità superiore a quella umana in molti casi. E ultimo, ma non ultimo, l'e-learning, i MOOC, i sistemi di autoapprendimento sostituiranno e cambieranno anche quelli che fanno il nostro mestiere, caro Carlo, no? Perché le persone sempre più si abitueranno a interagire per acquisire puri contenuti, a interagire con macchine e a prendere i contenuti dai repository che ritengono più interessanti per loro. Robotic Process Automation, l'intelligenza artificiale, sta anche sostituendo molte persone nella gestione, nell'interazione con software di gestione di processi organizzativi. Grandi aziende, soprattutto settore dei servizi finanziari e assicurativi, ormai stanno robotizzando pesantemente i loro processi interni, sostituendo sostanzialmente dei burocrati con automazione. Siamo solo all'inizio, l'intelligenza artificiale sta esplodendo in questo momento e Google ha già presentato nel 2007 una Tensor Processing Unit, un nuovo concetto di computer che è 20.000 volte più potente del Watson di solo 7 anni fa. Quindi ne vedremo ancora molte e delle belle. Tutto questo per dire che cosa? Che già oggi il 51% delle totali working hour lavorate potrebbe essere sostituito da tecnologie già oggi disponibili, no? Quindi si tratta solo di tempo, le stime vanno dai 15 ai 40 anni, perché questo 51% viene sostituito, ma la tecnologia avanza, quindi fra 60 e 70 anni probabilmente il 90% dei lavori esistenti oggi potrà essere sostituito dalle tecnologie. Il problema è: cosa facciamo con tutte queste ore lavoro che non serve più dedicare ad attività ripetitive? Di fatto, quello che abbiamo sotto gli occhi è che vi ho raccontato finora molto succintamente, è che le tecnologie transazionali, quelle dell'industria 4.0, aumentando l'efficienza di blockchain, non ho parlato, ma sono un'altra grande famiglia, ma aumentano la performance dell'organizzazione.
La radice del nostro problema è che siamo in una grande recessione, una grande crisi, ma non una crisi congiunturale, siamo in realtà agli inizi di una grande ristrutturazione. Le nostre organizzazioni, i nostri modi di lavorare assieme sono in grave ritardo rispetto a quello che la tecnologia ci rende possibile fare. La grande ristrutturazione consiste sostanzialmente in una trasformazione continua dei settori, dei modelli di business, dei modi di far soldi da parte dell'azienda, che sostanzialmente, questo può essere una definizione molto sintetica di modello di business, abilitata da quattro tecnologie di base: le tecnologie sociali, la mobilità, il cloud e gli analytics, big data. Questa trasformazione però è abilitata anche da una seconda gamba, diciamo, del cambiamento, che è il cambiamento delle modalità, appunto, di lavorare assieme. La tecnologia non è meramente sostitutiva del lavoro, ma anche un potenziale innovativo, no? Innova il lavoro. E mi piace questa frase di Brinos e McAfee, che sono i due professori che ho citato prima, parlando di grande trasformazione. Anche se la tecnologia si arrestasse oggi, ci sarebbero talmente tanti modi di configurare le diverse applicazioni, le macchine, le mansioni, i canali di distribuzione per creare nuovi processi e prodotti, che sarebbe impossibile esaurirli. Quindi questa tecnologia che crea enormi masse di dati, che prende decisioni al posto delle persone, ma producendo però poi anche delle analisi, delle profilazioni, produce dei dati che noi ancora non sappiamo usare, e questi dati saranno la base per costruire i lavori nuovi. Ad esempio, questo signore è il responsabile, Chief Research Officer di Gartner Group. Lui dice: sì, l'intelligenza artificiale cancellerà 1,8 milioni di posti di lavoro entro il 2020, solo negli USA, ma ne creerà 2,3 milioni di posti nuovi. Nuove esigenze, i big data producono un'enorme quantità di dati che permettono sostanzialmente di avere degli insight da parte dell'azienda per migliorare i propri processi, migliorare la soddisfazione dei clienti, migliorare la creazione di valore. Ma questi insight e intuition possono trasformarsi in vero valore solo se ci sono, da un lato, nuove posizioni organizzative capaci di governare, da un lato, il processo interno e di rapporto con l'ambiente. Queste sono due figure nuove, DevOps e Customer Success Management, identificati da Porter, usando questi dati, e dall'altra un Chief Data Officer che abbia la capacità di integrare risorse umane, sistemi informativi, finanza, strategia, no? Nell'ottica dell'uso però delle tecnologie e dei dati per prendere decisioni migliori. Un'altra lista che poi potete scaricarvi cliccando sul link anche qui, che spiega uno per uno, ci sono questi nuovi mestieri, invece non di livello manageriale, ma di livello, potremmo dire, professionale e operativo: data scientist, intelligence analyst, data developer, database administrator. Io lavoro all'università. L'università di Trieste è in forte rapporto con le assicurazioni. Mid School of Management, che è un consorzio fatto dall'università, è in rapporto con le assicurazioni. Cosa ci chiedono le assicurazioni in questo momento? Ci chiedono questi profili qui. Quindi c'è un'enorme domanda di alcuni profili che attualmente il sistema formativo sta cominciando a formare, ma la velocità di evoluzione è tale che i tempi poi di risposta dei sistemi sono naturalmente un pochino scollati, però la direzione è sicuramente quella. Il messaggio importante: non basta investire in macchine smart. Questo è un report molto bello, cioè sia per l'America che per l'Europa, che rappresenta, di McKinsey, rappresenta l'evoluzione, il cambiamento avvenuto nelle diverse industry dei settori economici dell'America attraverso la digitalizzazione. Quelli verdi sono più digitalizzati, più avanti, quelli rossi sono meno digitalizzati. Allora, come vedete, qui l'impatto di quelli più verdi sulla produttività è molto alto. Quello invece che hanno addirittura un impatto negativo sono quelli meno digitalizzati. Ma la cosa interessante di questo report è che evidenzia come il vero effetto innovativo ce l'hanno sulla produttività, non ce l'hanno tanto gli asset e l'utilizzo, che non ce l'ha tanto l'acquistare software e hardware e usarlo nei processi esistenti, ma ce l'ha il digital deepening della forza lavoro, la digitalizzazione del lavoro, la creazione di una mentalità, insomma, da parte degli operatori che riescono a dare un senso agli strumenti nuovo, a innovare il modo di lavorare assieme, di coordinare, di dare servizi al cliente, spingendo l'innovazione non solo dalla ricerca e sviluppo verso il mercato, ma collegando direttamente attraverso la loro esperienza diretta sui processi, la loro capacità di leggere le tecnologie applicandole ai processi, collegano direttamente le tecnologie alla produzione di valore, e i numeri lo dimostrano. Serve quindi un cambio di prospettiva, servono nuove competenze per usare tecnologie per l'augmentation del capitale umano. Augmentation è un termine creato recentemente da Tom Davenport e Julia Kirby, che sostanzialmente focalizza l'attenzione sulla ricerca di complementarietà fra persone e macchine, ed è il cuore di ciò che chiamiamo
augmentation strategy. Quindi le tecnologie che abitano l'augmentation del capitale umano sono le tecnologie centrate sulle persone, quindi le tecnologie sociali. Le tecnologie sociali sono quelle che si permettono, non sono solo i social media, i social network, ma sono quelle che danno il diritto di creare contenuti, abitano l'accesso al consumo di contenuti, quindi sono rivoluzionarie, hanno tolto il monopolio dell'informazione alle istituzioni. E grazie a queste sta cambiando il modo di lavorare. C'è un bell'articolo apparso su Academic Management Journal un paio d'anni fa che accenna al concetto di digital workforce, che è di fatto costituita da quelli che qualcuno chiama millennials, ma non è così generico, sono i millennials che hanno acquisito competenze, sono anche i digital immigrants che hanno acquisito la mentalità digitale, l'uso, la conoscenza, la consapevolezza del potenziale di queste tecnologie e hanno quello che si chiama in alcuni casi, in alcuna letteratura, digital acumen, digital fluency, digital mindset. Purtroppo i termini sono tutti nuovi e non sono ancora definiti come costrutti perché stiamo parlando di stato dell'arte in questo momento anche nella ricerca. Però di fatto tutte queste fonti e queste definizioni convergono su un concetto e le competenze del digital workforce sono comprensione sistemica di nuovi scenari, le opportunità che offrono e l'evoluzione degli scenari, apertura al rischio e alla sperimentazione. Virtual collaboration intra e interorganizzativa, i confini organizzativi non sono più rigidi e percepiti come tali, come era in passato. Problem solving rapido sfruttando le tecnologie, individuazione rapida di fonti e di informazioni, capacità di multitasking, di lavorare contemporaneamente su più obiettivi, abitudine a gestire con continuità l'autosviluppo, molto attenti all'autosviluppo e alla capacità di mantenere alto il proprio valore anche sul mercato del lavoro, anche attraverso l'e-learning. Questa digital workforce Francesco, permette alle scusami. aziende di sfruttare Francesco, due scusami, grandi famiglie di stiamo tecnologie e adesso io raccogliendo ho concluso. tante domande. Abbiamo già tante domande, quindi magari poi riprendi un po' di cose dopo. Ok, concludo semplicemente. Queste due tecnologie abilitano nuovi impatti, nuove interfacce, un nuovo modo di interfacciare l'organizzazione col mercato del lavoro e un nuovo modo di gestire i rapporti di lavoro all'interno dell'azienda. Queste tecnologie permettono quindi di, essendo social technologies, di sviluppare meglio, di sviluppare capitale umano, producendo quella che non è l'industria 4.0, ma l'impresa 4.0, Open Business Model Innovation, Organizational Agility, Open Innovation, Outsourcing, aumentando le performance e l'innovazione dell'organizzazione e la creazione dei nuovi lavori. Lascio naturalmente adesso a Federico, come ho anticipato, il compito invece di portarci dentro le implicazioni organizzative e gestionali di questa rivoluzione. E quindi chi naturalmente desidera poi contattarmi o se volete scaricare direttamente la presentazione che avete appena visto, potete farlo con questo indirizzo bit.ly barra Fondazione Nordest Webinar con le maiuscole FN e W. Grazie per l'attenzione e scusate la lunghezza. Grazie Francesco, in realtà poi metteremo a disposizione di tutti anche sul sito della Fondazione Nord-Est e del Centro Studi Confindustria le presentazioni dei webinar. Passo quindi la parola al professor Butera, grazie Federico per essere qui presente e lasciate appunto analizzare le implicazioni organizzative, quali sono le conseguenze per le imprese di quello che ci ha raccontato Francesco un istante fa. Il tuo microfono, hai il microfono chiuso, devi aprire il microfono. Ok. Non riusciamo a sentirti. Forse hai inserito delle cuffie, forse? No, non hai inserito cuffie, dei jack, niente? No. Dovresti però dare via al tuo audio. Un istante fa ti sentivamo benissimo. Ecco, ce la Ecco, fai. mi avete, mi Benissimo. eravate voi che mi avete disattivato l'audio. Buongiorno a tutti, è un piacere incontrarci anche se in via telematica. Allora, le cose che io vorrei presentarvi
Ecco, di fronte a questo quadro che Francesco ha presentato, ecco, che offre molte opportunità, ma mette anche molta paura, insomma, no? Ecco, qualcuno chiama questo quadro che Francesco ha riassunto dalla letteratura una sorta di robo apocalipse now, insomma, no? Una sorta di mondo di trasformazione, ecco, in cui soprattutto non solo i rischi che corriamo, ma soprattutto in mano a chi, diciamo, sono queste leve. Ecco, sono ignoti. Ecco, io vorrei portare una nota di positività, ecco, nel dire che invece possiamo mettere mano ad alcune di queste trasformazioni in maniera attiva. Allora, la tesi di fondo che io vi voglio presentare è che queste nuove tecnologie, come il professor Venier ha descritto, sconvolgono l'esistente, il lavoro, le aziende, le città, le pubbliche amministrazioni, eccetera, ma è solo la progettazione quella che sarà capace di ridisegnare le nuove organizzazioni, le nuove imprese, le nuove città e le nuove società, e soprattutto la quantità e la qualità del lavoro. Quindi, da questo punto di vista, la domanda è chi è l'attore di tutta questa rivoluzione? Qualcuno pensa che sia la tecnologia, ecco, quello che io vi presento è che la tecnologia sconvolge il presente. Ecco, ma l'attore, diciamo, di questa modifica saranno i soggetti, insomma, no? Ecco, i soggetti politici, i soggetti imprenditoriali, i soggetti individuali, i soggetti professionali, i soggetti sindacali, i soggetti culturali. Quindi, sostanzialmente, il messaggio che io vorrò presentarvi è la preminenza, ecco, della dimensione della progettazione. Il quadro che è stato presentato, non vado molto veloce, sicuramente in questo momento, riguardando soprattutto ai temi del lavoro, la criticità in Italia è drammatica. Noi abbiamo una disoccupazione giovanile del 33%, oltre 2 milioni di giovani non lavorano, non studiano, non cercano lavoro, aziende chiudono e riducono il personale, aumenta il numero dei lavori precari a bassissima qualificazione, mentre contemporaneamente abbiamo dei fenomeni di skill gap molto forti, da 150 a 180 mila posti di lavoro sono scoperti per mancanza di competenze. Quindi appare un quadro particolarmente acuto e drammatico per l'Italia. Ecco, nello stesso tempo però vi è un consenso che questi sono numeri da cambiare. Ecco, tutti i soggetti che si stanno occupando di economia, di società, ecco, sono d'accordo almeno su questo punto, che sono numeri da cambiare, e che al tempo stesso in questo momento stanno sorgendo ruoli, mestieri, professioni di elevata qualità, e vi sono degli esempi di progettazione di nuove piattaforme, di nuovi territori, di organizzazioni innovative, di lavoro, di welfare, ecco, che non hanno un precedente. Allora, diciamo, io sicuramente mi colloco non tra i pessimisti, ma neanche tra gli ottimisti che dicono che poi andrà tutto bene, insomma. Ecco, è già stato citato questo volume seminale dei due ricercatori dell'MIT, Bijolson e McAfee, ecco, che aprono questo tema della gara contro le macchine, insomma, no? Ecco, è il tema, diciamo, corrente, che la gara contro le macchine sarà persa, non solo la gara dei lavoratori manuali e degli impiegati d'ordine, ma anche dei, come è stato detto da Francesco Venier, anche dei giocatori di scacchi, dei medici e dei professori. McKinsey, come sappiamo, valuta che il 49% delle ore lavorate potrebbero essere teoricamente computerizzate, quindi con un volume di 11 milioni, 11.900 miliardi di dollari di salario, no? Quindi in un regime capitalistico è evidente che questo volume, insomma, di risorse risparmiabili fa gola, e quindi appare inevitabile, insomma, no? Ecco, questo processo massiccio di sostituzione del lavoro. Questo se non facciamo niente. Se invece la verità è che possiamo fare molte cose, no? Innanzitutto ci sono molte cose che le macchine non sanno fare, non ho tempo di elencarla, insomma, dalle manipolazioni fini all'intuito, alla negoziazione, alla creazione. Tutti i lavori possono essere valorizzati, anche quelli oggi non lo sono, anche lo spazzino e anche il cameriere di un ristorante, e quindi poi ci ritornerò, insomma,
a questo tema. Ecco, forse tutto questo spinge, diciamo, ad un ritorno all'idea di una professionalizzazione più estesa anche dei lavori più. Il lavoro può essere riprogettato insieme con le tecnologie, invece che una gara può esserci un'alleanza. Questi lavoratori aumentati a cui accennava Francesco prima, ecco, li troviamo largamente diffusi nelle aziende che stanno più intensamente automatizzando. Le piccole e medie imprese, che rappresentano oltre il 95% del nostro tessuto produttivo, non trasformeranno, insomma, no? I loro sistemi produttivi utilizzando robot e intelligenza artificiale, anche se ovviamente dovranno largamente utilizzare le tecnologie, ecco, ma ecco, da questo punto di vista noi abbiamo la grande attenzione che deve essere devoluta al sostegno, diciamo, di questo nuovo blending, ecco, tra lavoro tradizionale e lavoro automatizzato. Il nostro collega Paolo Gubitta parla di lavori digitalizzati e di lavori ibridi. Cioè. Ecco, le grandi e medie imprese, questo sta già avvenendo adesso in maniera molto forte, ecco, stanno modificando in maniera massiccia, insomma, il lavoro esistente, non soltanto quello, diciamo, delle teste d'uovo e dei tecnologi, ecco, con processi di qualificazione molto forte. Tutto questo mondo che abbiamo prima rappresentato, ecco, va progettato. Chi lo progetterà? Lo progetterà chi nelle università, nelle imprese, nei sistemi pubblici, insomma, no? Ecco, si adopererà, ecco, per non solo gestire delle transizioni, insomma, no? Spinte da questo tsunami tecnologico, ma per riprogettare i sistemi. Soprattutto il tema chiave è che la torta dell'offerta di beni e di servizi, ecco, può e deve crescere, non solo, diciamo, nei paesi più evoluti e più industrializzati, dove avremo dei processi di sostituzione, insomma, no? Ecco, forse meno magliette e più scuola, ecco, meno automobili possedute individualmente e più istruzione e più sanità, ecco, ma soprattutto nel mondo più povero, insomma, ecco, dove i bisogni di alimentazione, i bisogni di sanità, i bisogni di educazione, il bisogno di pace, ecco, il bisogno di socialità, il bisogno di abitazione è drammatico, insomma. Ecco, allora probabilmente queste tecnologie, insieme con tutto quello che adesso sto per dire, ecco, dovranno davvero coprire questa torta che si sta modificando. Che cosa bisogna fare? Bisogna fare due cose: politiche. Quindi aumentare gli investimenti infrastrutturali, il finanziamento della ricerca, ad esempio parlando di tecnologie, potenziare la banda larga, aumentare la capacità di usare i cloud, eccetera. Intervenire sulle politiche fiscali, qualcuno vuole tassare i robot, c'è una discussione in corso, però certamente il tema di una ridistribuzione, insomma, no? Ecco, del valore prodotto dalle tecnologie è un tema importante. Delle politiche industriali, come quella che per esempio in Germania e in Italia è stata battezzata come Industria 4.0, che sta facendo ripartire gli investimenti tecnologici, gli investimenti in istruzione e formazione tecnica, quindi benissimo, insomma, che dobbiamo avere una centralità del capitale umano, ma bisogna fare degli investimenti di ordine di grandezza sulla scuola, sulla formazione continua, eccetera. Molti indubbiamente perderanno il lavoro. Quindi i processi di riconversione non possono essere gestiti con le modalità che noi conosciamo, insomma, le casse integrazioni piuttosto che i corsi di scarsa qualità, ma occorre investire su questo. Sicuramente ci sarà un tema, diciamo, di proteggere chi si impoverisce o chi perde lavoro e quindi dei redditi di inclusione, come in questo momento stiamo discutendo dei redditi di cittadinanza, sarà sicuramente importante. Quindi noi abbiamo un quadro di politiche complesse, ecco, che chiamano, ecco, l'intelligenza, la creatività, la cooperazione dei soggetti a questo riguardo. La seconda area è l'area della progettazione, bisogna riprogettare le piattaforme industriali, bisogna riprogettare le società regionali, bisogna riprogettare le pubbliche amministrazioni, quella italiana è disastrosa, come sappiamo, bisogna reinventare e non bisogna pensare che questo avverrà solo perché
investiremo in tecnologie. Bisogna reinventare le reti d'impresa, sempre più le imprese sono connesse tra di loro a livello planetario, insomma. Ecco, bisogna reinventare le imprese, ecco, bisogna riprogettare l'organizzazione operativa del lavoro della fabbrica e bisogna riprogettare i lavori. Cioè, tutti questi lavori che abbiamo visto potrebbero trasformarsi, insomma, no? Ecco, in qualche misura qualcuno li deve progettare. I camionisti americani che perderanno il lavoro perché ci sono i camion a guida autonoma, ecco, non potranno andare a fare gli operatori di call center, ma dovranno fare delle altre cose e probabilmente in questo nuovo ecosistema, insomma, no? Ecco, troveremo dei lavori nuovi che qualcuno dovrà progettare. Delle tecnologie abbiamo parlato. La verità è che questa quarta rivoluzione industriale ha tre pilastri. Una è travolgente, la conosciamo, è presidiata ed è fortemente, diciamo, sotto l'attenzione e l'azione dei soggetti più capaci. Gli altri due pilastri sono l'organizzazione e il lavoro, e questo presidio sull'organizzazione e sul lavoro non c'è. Non c'è non solo dal punto di vista della qualità, della riflessione, della progettazione, ma anche nella considerazione che c'è un livello di innovazione, insomma, no? Sulla dimensione organizzativa e sulla dimensione del lavoro, ecco, non inferiore probabilmente a quella delle tecnologie. E non contento di questo, la combinazione in ogni manufatto, insomma, no? Che sia un'economia regionale, che sia un'impresa, che sia un reparto, la combinazione tra tecnologie, organizzazione del lavoro, l'ottimizzazione congiunta di queste tre dimensioni è un'operazione tremendamente complessa. Qualche esempio, cioè, ecco, per esempio, diciamo, a livello di strategie, insomma, no? Di modello di impresa, noi vediamo che le imprese sempre di più si stanno trasformando in strutture centrate sul cliente e capaci di superare le economie di scala e produrre, diciamo, a livello anche di economicità accettabile, ecco, dei prodotti anche all'unità. Ecco, questa cosa è fortemente aiutata, sostenuta dalle tecnologie di produzione, dalle tecnologie informatiche, ecco, ma il tema fondamentale è come si fa per una impresa, ecco, a ridefinire la strategia, a servitizzare, come abbiamo visto, invece di produrre solo prodotti, produrre servizi, fornire prodotti su misura, ecco, innovare continuamente il modello di business, no? Attivare velocemente con agilità vantaggi competitivi in maniera significativa. Queste cose non le fanno i tecnologi, non le fanno i fornitori di tecnologia. Questo è un tema, diciamo, di progettazione di impresa che diventerà sempre più complessa e sempre più sofisticata. No? Ecco, sicuramente, diciamo, i calcoli di programmazione o la valutazione dell'utilità dell'investimento lo farà, come lo fa già in questo momento, meglio un computer, ma l'imprenditore, il suo gruppo dirigente e le persone che partecipano, ecco, che continuamente si trovano di fronte ad un'impresa in continua evoluzione, in questa volatilità, incertezza e cambiamento continuo, dovranno essere più capaci e quindi più lavoro di imprenditoria a livello delle grandi imprese, delle medie imprese, delle piccole imprese. Sempre più le imprese si stanno trasformando in reti organizzative, no? Le tecnologie consentono di collegare, ecco, le filiere produttive come prima non era possibile, insomma, però la costruzione di una rete organizzativa è un costrutto sociale di straordinaria complessità e che va costruito con estrema qualità, diciamo, ecco, bisogna ridefinire la catena del valore, ridefinire dei processi che attraversano varie unità, i nodi, ecco, le unità organizzative che compongono queste reti devono essere capaci autonomamente di sopravvivere e di vivere, le connessioni non solo informatiche, ma economiche, valoriali, culturali, e devono essere rafforzate. Queste reti assomigliano in qualche misura a delle strutture composite come composito il computer dal quale io sto parlando. C'è l'hardware, c'è il software, c'è uno schermo, c'è un apparato elettrico che devono essere combinati tra di loro. E soprattutto la rete organizzativa richiede una governance. Alfredo Altavilla, numero 2 di FCA,
descrive Industria 4.0 per FCA come una grande innovazione organizzativa, ossia una configurazione di una rete governata che connette tra di loro l'azienda, i fornitori, i lavoratori, gli utenti, e per fare questo ci vuole collaborazione e cooperazione. Quindi, uscendo da un modello che la Fiat aveva largamente, diciamo, prediletto nel passato, ecco, di decidere tutto al vertice e di aspettare che queste decisioni calassero per gli rami, no? Bonfiglioli in questo momento sta trasformando la sua filiera in una impresa a rete governata con l'aiuto, diciamo, di consulenti, ecco, che fanno in modo tale che ogni nodo di questa rete sia capace di sopravvivere anche senza essere fornitore dell'impresa centrale, e fornendo risorse finanziarie attraverso l'aiuto di una grande banca. Ecco, e per fare questa cosa Bonfiglioli sta attivando un processo di collaborazione con la regione, con lo Stato, con la scuola e con il sindacato. Appare un processo di collaborazione. Quindi altro che un evento catastrofico, ecco, che ci sta cadendo addosso, insomma, ci stanno cadendo addosso dei cambiamenti che ci creano un bisogno di azione e di ripensamento delle dimensioni. Il funzionamento organizzativo, quindi la vecchia burocrazia, ecco, fatta di reparti, di mansionari, ecco, cede il passo invece ai gruppi, insomma, ai teams, no? Ecco, però gestire un team è una cosa molto complicata, lo sanno le squadre di calcio, lo sanno i team artistici, lo sanno i team sportivi, ecco, ma l'industria e la pubblica amministrazione lo sa meno, no? Quindi la scienza dei team diventa un'altra area di grandissima, diciamo, applicazione, no? Quindi da questo punto di vista molti processi in corso, ecco, ci dicono che ci sono delle trasformazioni dalle quali possiamo imparare, non abbiamo soltanto da sentire i professori che ci spiegano come si fa a gestire i team umani. L'altro elemento di questo cambiamento dell'organizzazione dell'impresa è delle imprese che siano capaci di sostenibilità, capaci di responsabilità sociale. Io le chiamo le imprese integrali, insomma, no? Costruire questa cosa è tutt'altro che un problema tecnologico, anche se la tecnologia aumenta, insomma, no? Il riferimento a cui io faccio più facilmente per ragioni biografiche, insomma, a caso è la Olivetti di Adriano Olivetti, insomma, che era un'azienda ad altissimo livello di tecnologia, a quel momento ad altissimo livello di qualità organizzativa, ma era un'azienda, diciamo, che non badava soltanto ai profitti e che aveva una capacità di collegamento con il territorio e con il sistema sociale. Oggi ce ne sono ancora di queste aziende, la Luxottica, la IVA, la Tecnogen, la Cucinelli, la Luzzoni e così via. Andiamo alla fine al lavoro. Ecco, il lavoro non cambia soltanto perché alcuni compiti vengono assorbiti nelle tecnologie. Fatto bene l'esempio, insomma, quando sono stati introdotti i trattori, i cavalli non servivano più, insomma, non stiamo lì a piangere sui compiti dei cavalli. Andiamo a vedere qual è il lavoro che rimane, ma soprattutto dobbiamo pensare che questo lavoro ha delle concezioni diverse. Il lavoro della quarta rivoluzione industriale sarà basato su conoscenza, responsabilità dei risultati, richiederà competenze sia tecniche che sociali. Questo lavoro richiederà impegno e passione, altro che lavoretti, insomma, no? Altro che lavori subordinati e senza arte né parte. Questo lavoro va fatto come alleanza positiva tra le persone, nei team e con le macchine, insomma, no? Ecco, di cui le macchine sono strutture, diciamo, di sostegno e di collaborazione. È vero che i grandi giocatori di scacchi hanno perso contro il computer, ma quando il computer, il giocatore di scacchi, ha giocato contro un altro computer, ha vinto. E questa è la regola che stiamo vedendo. Quindi questa è una concezione diversa del lavoro. Questa è un'operazione non culturale. Io mi permetto di dire a noi che siamo persone di formazione che la formazione è necessaria, ma non è sufficiente. Bisogna cambiare proprio la struttura del lavoro. Due componenti vanno cambiate. Passare dalle mansioni e le posizioni che abbiamo ereditato dal Taylor-Fordismo a ruoli, ruoli aperti. Cosa sono i ruoli? I ruoli sono copioni
Ecco, definiti in termini di responsabilità sui risultati, che generano nella persona un senso di challenge, sono strutture che consentono il controllo dei processi di lavoro da migliorare e perfezionare continuamente, quindi che portano sulla persona il locus of control, una gestione proattiva delle relazioni con le persone e con le tecnologie, che attivano quindi cura per il cliente, cooperazione lavorativa, dominio delle tecnologie e con la continua acquisizione di competenze tecniche e sociali, no? Questa cosa va disegnata nella concezione del progettista di computer, del manager, dell'operatore ecologico e del cameriere, insomma. Dico copione perché le aziende e le pubbliche amministrazioni possono definire, diciamo, proprio il copione, insomma, lo script di questo lavoro, ma poi questo copione deve essere interpretato e agito dalle persone in base alle loro capacità, alla loro formazione, e qui entra in ballo la formazione e al contesto. Non basta questo, no? Ecco, l'altro elemento è di dare continuità, un senso di continuità e di stabilità permanente a questo mondo in cui il lavoro viene continuamente cambiato, no? Ecco, questo sfarfallio di competenze, questa visione molecolare del lavoro in cui si aggiungono, si mettono e si levano delle competenze catastrofiche, sia per chi deve gestire un'organizzazione, sia per chi deve pianificare la formazione e soprattutto per le persone. Noi abbiamo un dispositivo che abbiamo distrutto durante il Taylor-Fordismo, sono i mestieri e le professioni, no? Le professioni le abbiamo ancora, sono le professioni restrette entro gli ordini professionali, medici, giornalisti, gli ingegneri, i professori e i geometri. Ecco, oggi noi abbiamo delle professioni emergenti, io le chiamo professioni a banda larga, le dobbiamo trovare, le dobbiamo rielaborare, quindi delle professioni che sostanzialmente sono parte, diciamo, dell'erogazione del servizio, sono fonte di identità professionale e che danno qualche risposta a come si studia, come si cresce, come si diventa un'altra cosa, come si passa ad un'altra area professionale, no? Io ne vedo nella quarta rivoluzione industriale alcuni archetipi che vi dico molto rapidamente. Chi deve progettare tutte queste diavolerie, insomma, no? Che la collega Venier ci ha descritto, ecco, sono probabilmente gli architetti dei nuovi sistemi tecnologico-organizzativi, quindi che devono avere competenze tecnologiche massicce e molto raffinate, molto, ecco, ma tutto quello che stiamo dicendo devono essere capaci non solo di tenerlo in attenzione, ma di gestirlo in qualche misura, no? Quindi di progettare insieme tecnologia, organizzazione, lavoro, fare questo attraverso processi di collaborazione e di coprogettazione con gli altri soggetti e attivando processi culturali, no? Probabilmente nessuno da solo può fare questa cosa, probabilmente questo può essere ottenuto attraverso team di progetti e soprattutto dei team, ecco, che debordano dal confine della singola organizzazione. Chi deve progettare una nuova impresa deve lavorare con l'università, deve lavorare con i centri di ricerca, deve lavorare con le scuole, deve lavorare con le istituzioni, deve lavorare con i sindacati, deve lavorare con gli scrittori, deve lavorare con il mondo dei media, insomma. Quindi da questo punto di vista è questa una nuova, come dire, professionalità a banda larga che dobbiamo costruire ed è un messaggio molto forte non soltanto per chi progetta le aziende, ma per chi progetta la formazione. Un secondo grande paradigma, non ho tempo di approfondire, sono i tecnici e i professional. Ecco, noi abbiamo l'idea che devono essere dei grandi esperti di IoT, di intelligenza artificiale. Certamente ci sono delle grandi competenze specialistiche di tutto quello che stiamo discutendo, ma sempre di più, ecco, queste figure sono figure che devono applicare, ecco, questi dispositivi scientifici e tecnologici a contesti di elevata complessità, dove è forte la interazione tra tecnologie e organizzazioni, dove si deve affrontare il tema delle varianze e dei fenomeni inaspettati, dove ci sono esigenze di monitoraggio continuo, dove c'è un'esigenza di coinvolgimento e di guida continua delle persone. Quindi pensare a dei tecnici, diciamo, super esperti, ecco, mentre qualche cosa intorno, ecco, li fa funzionare, è una cosa che non funziona più.
Qualcuno ha semplificato tutto questo dicendo che queste persone dovranno vivere in organizzazioni agile, in modelli agili. Una cosa su cui non ho tempo di discutere, sicuramente è una semplificazione utile, ma il tema fondamentale è formare queste figure. Oggi le nostre università formano degli esperti di dominio, ecco, dovranno sempre di più essere professionalizzanti, capaci di formare delle figure intermedie di questo tipo. Gli istituti tecnici superiori che sono deputati proprio a formare queste figure intermedie, oggi in Italia hanno 9.000 allievi, mentre in Germania ne hanno 888.000. Quindi capite che questa rivoluzione industriale ci invita e ci costringe a fare delle azioni, ma delle azioni studiate, delle azioni programmate, delle azioni. Ecco, allora, dire che noi dobbiamo passare da 9.000 studenti di ITS a 100.000, come ha detto il ministro Calenda recentemente, è un'operazione che ci impegna ad un'azione molto complessa e molto complicata. Altro che tsunami. Altro che aspettare l'esito delle tecnologie. Vado alla chiusura, ho accennato, non ho il tempo di approfondire, che ovviamente tutto questo non toglie che una parte di chi oggi fa dei lavori non li farà più e deve essere riconvertito, e c'è un tema di riconversione e anche per certi periodi anche di sostegno economico e sociale. Però è possibile un percorso di professionalizzazione di tutti, quindi l'operaio di produzione. L'ha detto al call center, il cameriere del ristorante, l'ha detto all'assistenza tecnica, l'impiegato pubblico, la badante, possono avere un decent job, un lavoro dignitoso ed essere aiutati ad apprendere, a contribuire a rafforzare la propria identità lavorativa. Questo non è in contrasto, questo non è, diciamo, lo scarto, ecco, del mondo tecnologico evoluto. Ecco, ha spiegato Moretti, un professore, il nostro collega di Berkeley, che per ogni lavoro, diciamo, ad alta tecnologia ce ne sono altri cinque che sorgono all'intorno che sono essenziali ecco, però questi lavori vanno sviluppati. Non ho il tempo di approfondire. Allora, il tema centrale diventa, e chiudo, ecco, come attiviamo dei processi di progettazione. I processi di progettazione avvengono su quattro grandi livelli, no? Il livello della progettazione di una singola struttura, come progettiamo la nuova FCA, come progettiamo la Bonfiglioli, come progettiamo la nuova Agenzia delle Entrate, come progettiamo la Regione Emilia-Romagna. Ecco, questa cosa andrà fatta con quello che io chiamo la gestione del cambiamento strutturale. Presento questo disegno che non ho il tempo di commentare, in cui tecnologia, processi, servizi, organizzazioni e persone devono essere ottimizzate, e questo avviene non attraverso processi lineari, top down, no? Prima faccio i progetti e poi li applico, ma processi ricorsivi in cui un piano è un invito, ecco, al futuro di quella unità organizzativa. Ecco, poi in realtà i progetti esemplari o i progetti attuativi attivano delle forme, diciamo, di collaborazione senza precedenti, e l'attività di miglioramento continuo che abbiamo imparato dalla Toyota in avanti. Ecco, queste tre cose si interfacciano tra di loro in maniera significativa. Abbiamo esempi straordinari di questo modo di progettare. Il secondo elemento è. Enrico, posso? Sì, ci stiamo andando lunghi con i tempi e abbiamo tante domande, per cui. Chiudo subito. Ecco, bisogna progettare le reti organizzative, come ho detto. Bisogna fare delle pianificazioni strategiche territoriali e poi in alcuni casi bisogna creare dei piani, diciamo, nazionali in cui questi soggetti partecipano insieme. Penso sostanzialmente ai progetti, per esempio, del Reinventing Government di Clinton e di Gore, che sono riusciti a mettere insieme un cambiamento profondo della pubblica amministrazione con l'innovazione fatta dalle imprese che producono tecnologia. Grazie. Grazie, grazie Federico, grazie a tutti quelli che hanno finora seguito il webinar. Siamo ancora 121 collegati, quindi grazie per la partecipazione. Darei la voce alle vostre domande.
Ne sono arrivate tante. Rispondo innanzitutto a quelli che chiedono le slide, che le avrete a disposizione e anche avrete la possibilità di vedere il webinar successivamente. Per chi lo vuole, sarà disponibile anche il webinar, il video del webinar nel canale YouTube che abbiamo creato. Domande. Allora, ce ne sono tante e direi che, ad esempio, il tema della transizione è stato sollevato da Andrea Montanino, direttore del Centro Studi Confindustria, ma anche da altri partecipanti. Il tema della transizione è molto importante. Quindi, lo scenario che avete disegnato, ci fa vedere come nel mondo di domani probabilmente staremo meglio da molti punti di vista, ma c'è una transizione difficile. E volevo capire, Francesco, come la vedi? La transizione, che, come si gestisce, quale tipo di ridistribuzioni di redditi soprattutto farà tra chi avrà in mano le chiavi delle grandi imprese che producono le tecnologie di cui avete parlato e chi invece non ha le competenze. Abbiamo un grosso problema di competenze, soprattutto in Italia, dove abbiamo il numero di laureati più basso d'Europa. Da aggiornare, migliorare perché siano adeguate a questa nuova società che avete disegnato. Tu come la vedi? In effetti questo è il vero tema e non vorrei essere nei panni di un politico che deve prendere decisioni sull'evoluzione di un sistema fortemente inerziale come insomma la nostra società, quella italiana in particolare, in un momento invece in cui ci viene richiesto di cambiare alla radice alcuni sistemi e io sono d'accordissimo con quello che avete detto, sia tu che Federico, il primo di tutti è il meccanismo della formazione. In questo momento siamo imbrigliati in un meccanismo nato per l'era industriale, quella in cui c'erano dei mestieri noti più o meno stabili, le aziende avevano bisogno di standardizzare competenze, avevano bisogno di persone prevedibili e anche loro standardizzate all'interno di un disegno organizzativo più ampio, che non mettessero in discussione la gerarchia, che non mettessero in discussione la decisione dello specialista. Oggi non è più così, oggi le competenze sono diffuse, il fatto che un giovane neoassunto se ne intenda di blockchain può essere per l'azienda un fattore di successo competitivo enorme se è capace di ascoltarlo. Un'azienda tradizionale dove l'ultimo arrivato deve star zitto ed ascoltare, questa sua conoscenza non può essere utilizzata. Quindi c'è un problema culturale delle aziende, e quello delle aziende, parlo delle organizzazioni, ma in generale anche della pubblica amministrazione, diciamo, le organizzazioni che impiegano persone che sono state disegnate con processi e con una cultura organizzativa industriale, quindi pre-digitale. Quello è un tema che va gestito dai manager e probabilmente richiederebbe una forte diciamo, iniezione di giovani manager con le competenze. La digital workforce non può essere solo l'operaio, non può essere solo il junior, ma ci deve essere anche il manager capace di capire il potenziale e di abilitare l'agilità organizzativa di cui parlava prima Federico. L'altro tema, appunto, è invece quello della formazione. In questo momento le università e le scuole hanno dei percorsi rigidi. Se un mio studente, io insegno nell'ex facoltà di economia, adesso Dipartimento di Economia Aziendale, ma se un mio studente vuole costruire un percorso ibrido, un percorso che abbia dentro un po' di scienze umane, perché è fondamentale conoscere, no? Anche aspetti legati alla filosofia piuttosto che alla storia per lui, per il suo modello di sviluppo. Vuole ingegneria, vuole informatica, non si può laureare con un patchwork del genere. Non abbiamo la nostra struttura burocratica, diciamo. La nostra struttura di certificazione della qualità, potremmo dire, della formazione non permette un grado di flessibilità sufficiente a far fronte alle richieste, non solo delle imprese, ma neanche dei singoli utenti. C'è un bellissimo paper di Christensen, che si intitola Higher Education, è un gioco di parole higher intesa come assunzione in inglese, no? Ma suona come higher, che vuol dire formazione superiore. In Higher Education lui proprio ipotizza un'università che è modulare, che se non lo diventerà rischia di diventare una sovrastruttura, di venire semplicemente scavalcata dai ragazzi che, sapendo già usare e accedere alle informazioni, come dicevo prima, in rete, sono già disponibili. Se volete ascoltare Porter che vi spiega le cinque forze, potete fare, invece di sentirlo da Venier, che vi spiega sicuramente peggio di chi l'ha inventato il modello delle cinque forze.
Quindi i ragazzi sanno fare queste cose, le aziende sono sempre meno interessate e sempre meno, diciamo, formalizzate sul titolo di studio ufficiale e sempre più sulle competenze reali. Quindi il rischio effettivo che Christensen paventa è che l'università, se non si flessibilizza rapidamente, andando incontro a queste nuove professionalità, questo bisogno di una transazione delle competenze, rischia di essere ridondante. La transazione vera, il problema vero, c'erano gli attuali occupati, gli attuali cinquantenni, no? Tra i quali ci sono anch'io, con le competenze non digitali. E questo però è un tema che probabilmente non può essere risolto dal progettista organizzativo o dall'imprenditore. Questo è un tema che va risolto a livello sistemico. Anche qui la tecnologia può fare qualcosa, però bisogna conoscerla e saperla usare. Sicuramente però ci vuole un approccio anche alla fiscalità innovativo. Non credo tanto alla tassa sui robot, però il valore che hanno i nostri dati in questo momento è regalato. Noi regaliamo, o se vogliamo, barattiamo i dati in cambio di alcuni servizi, può essere social media, può essere i servizi di pagamento, eccetera. Probabilmente bisognerebbe arrivare invece a un punto in cui i nostri dati diventano effettivamente qualcosa che noi riusciamo a vendere. Il problema è quello del controllo di una quantità così abnorme di transazioni, per cui qui sicuramente ci vuole ancora un salto tecnologico, ma penso che quello sia una strada percorribile. Ci sono delle startup che lo stanno facendo e secondo me hanno visto giusto, usando la blockchain, arrivare a monetizzare i tuoi dati, il valore dei tuoi dati per i vari tipi di stakeholder che possono avere interesse ad acquisirli e non più come adesso, invece chiunque abbia accesso a Facebook può comprare i miei dati e non posso farci niente e l'incasso ce l'ha tutto Zuckerberg. Questa è una cosa, secondo me, che è una strada da approfondire da chi se ne occupa, sia a livello politico che a livello tecnico, chiaramente. Grazie Francesco. Federico, abbiamo una domanda collegata a questo da Giulia Teso che chiede cosa sta facendo il mondo dell'università e della ricerca, non tanto per dare una formazione migliore agli studenti, come suggeriva un istante da Francesco, quanto proprio per far capire alle imprese la rapidità e l'importanza di questa rivoluzione che avete descritto, questo cambiamento organizzativo e culturale allo stesso tempo. Come le imprese riescono a recepirlo e a implementarlo dentro le aziende? Ma io credo che ci sia una situazione molto critica in Italia, insomma, no? Perché ci sono alcune grandi imprese che le cose che stiamo dicendo le stanno facendo, insomma, utilizzando la loro forza tecnologica, culturale. Quindi molte delle cose che, per esempio, io ho presentato aziende come la Siemens, come la FCA, insomma, come la Bonfiglioli, come la IMA, insomma, le sanno, insomma, è forse un compito che noi abbiamo anche di raccontare quello che stanno facendo. E il vero problema è che le imprese minori, che sono la stragrande maggioranza, sono spaventate e sono in difficoltà rispetto a questi mutamenti. È stata fatta una rilevazione, per esempio, in Lombardia sull'adozione delle misure che sono state previste dal programma Industria 4.0 e la gran parte di imprese medie hanno detto stiamo aspettando. Insomma, no? Stiamo aspettando, il motivo è che non è che hanno timore di comprare un nuovo software, no? Hanno timore a mettere insieme tutte le cose che abbiamo detto. Allora, da questo punto di vista, le aziende, diciamo, devono essere aiutate a agire in maniera sistemica, insomma, no? E quindi questo è il primo problema. E c'è un grande tema di aiutare soprattutto le aziende e le pubbliche amministrazioni, insomma, no? Ecco, ad affrontare questa rivoluzione fatta di tre pilastri, non solo di uno, insomma, no? Ecco, da questo punto di vista. Ma come vedi questa azione? Come potremmo fare per aiutare le imprese? Allora, io credo che bisogna creare dei centri di servizio delle imprese, ecco, dei centri di servizio che ascoltino, ecco, i bisogni delle imprese, che agiscano in maniera, diciamo, clinica, se posso usare il termine, no? Partendo dai bisogni dell'impresa e che propongono, insomma, una sorta di brokeraggio, ecco, di tutti quelli che possono dare dei contributi in maniera non mercantile. E quindi da una parte le società tecnologiche, le società di consulenza, le
le scuole, le università e così via. Ma questi potrebbero essere i competence center di nuove istituzioni? Sì, no, 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 perché i competence center sono basati su un'idea diversa. Ecco, io ho un luogo dove sviluppo le tecnologie più evolute e poi le rendo disponibili alle imprese per la loro adozione. Cosa utilissima per carità. Ecco, ma il Fraunhofer Institute, che è alla base, diciamo, di questa, ecco, fa un'operazione che non è soltanto di rendere visibile e trasferibile le tecnologie per le imprese, no? Ma fa un'azione di accompagnamento e di sostegno alle imprese sulle dimensioni organizzative, sulle dimensioni gestionali, sulle dimensioni economiche, sulle dimensioni formative. Quindi le competenze potrebbero, come dire, cambiare. Ecco, la loro natura, da come è stata progettata, è fare questo. Oppure si possono fare delle altre cose, probabilmente a livello locale, per esempio nel Nord-Est, ecco, le associazioni che imprenditoriali possono sicuramente montare, insomma, no? Ecco, delle esperienze di collaborazione e di supporto alle imprese. Lo ha fatto la Regione Veneta, lo ha fatto la Regione Emilia-Romagna, lo ha fatto la Regione Lombardia. Quindi, da questo punto di vista, l'invenzione di strumenti di supporto in cui siano presenti tutti i soggetti importanti, ora basati su questa idea chiave. Partiamo dai bisogni, dalle domande delle imprese e anche dalle debolezze delle imprese. Non pensiamo che noi siamo portatori di scienza e di tecnologia e che dobbiamo semplicemente popolarizzarla o semplificarla. Questo mi sembra con grande franchezza un limite del modo con cui è stata concepita in questo momento l'idea dei competence center. E approfitto per un'altra domanda, visto che hai parlato prima degli ITS. Giulia Maschio chiede perché gli ITS erano appesi sui giovani e perché invece in Germania sono così diffusi, mentre in Italia non lo sono. Faccio un elenco rapidissimo. Primo, perché le imprese sono parte dei progetti e della gestione delle Fachhochschulen tedesche e in Italia bisogna tirarle per i capelli. Uno. Secondo, il diploma che si consegue con l'ITS è considerato dalle famiglie e dai ragazzi un diploma di secondo livello, di seconda classe. Ecco, mentre in Germania, ecco, avere un diploma di Fachhochschule è una cosa apprezzata e apprezzabile da tutti. Terzo, ci sono delle passerelle che sono previste anche in Italia, ma non sono usate, per entrare e uscire dall'ITS e verso il mondo universitario e non vengono utilizzate. Quinto, la sottofinanziarizzazione di questi progetti. Le università, ecco, dispongono di finanziamenti di molti miliardi di euro e gli ITS pochi milioni. Last but not least, ecco, la spinta, diciamo, no, a convincere le aziende a partecipare. Noi abbiamo fatto con l'Asso Lombarda una ricerca, insomma, recentemente sui motivi che portano le imprese a partecipare e abbiamo scoperto, diciamo, che non ci sono soltanto ragioni economiche di vantaggio, di risparmio di costi nell'usare l'ITS invece che formare le persone in casa, ecco, ma ci sono delle varianti più complesse su cui oggi, per esempio, Asso Lombarda sta lavorando in maniera molto intensa. Grazie. E torno invece da Francesco per una domanda di Martina Gianecchini che chiede come cambia il lavoro dei selezionatori, i responsabili delle risorse umane delle aziende o delle società di consulenza. Queste persone, chi deve selezionare le competenze, sono maturi nel riconoscere i lavori ibridi? Hanno la capacità di riconoscere le nuove professionalità che sono necessarie alle imprese? In realtà alcuni sì, sicuramente il problema però parte dalla testa, cioè c'è la domanda di queste nuove professionalità nelle imprese in cui lavorano questi selezionatori. Io sono d'accordo, bisogna sostenere e aiutare l'impresa, ma bisogna anche che l'impresa, acquisendo consapevolezza di questo bisogno, ci spinga o spinga il sistema, non solo l'università. Ma spinga la ricerca, spinga la politica, spinga l'Unione Europea a produrre competenze e valore in questa direzione. I selezionatori hanno da un lato
se sanno usare gli strumenti, hanno mille modi per verificare questo tipo di competenze. Facciamo un esempio: ci sono alcune aziende in cui nelle posizioni di marketing tu non puoi nemmeno candidare, o meglio, viene scartata la candidatura a tavolino se non hai un certo livello di cloud score. Cos'è il cloud score? Non è nient'altro che uno strumento per misurare la tua influenza online. Quindi loro ritengono che se tu ti candidi per una posizione di marketing, ma non usi social media in modo efficace e non capisci come funziona il meccanismo dell'influenza online, non hai le competenze digitali per fare il mestiere di comunicazione e marketing. Discussione opinabilissimo, e non sto dicendo che fanno bene o fanno male, però ci sono. Conoscendo tutte le migliaia e migliaia di strumenti, ci sono strumenti che possono aiutare a misurare queste competenze. Ma il vero problema, come dicevo prima, è partire dal bisogno di competenze, dalla percezione di quali competenze mi servono, dal collegamento fra il mio business model, la mia organizzazione e poi le competenze che rendono quell'organizzazione efficace. Quindi il tema, secondo me, del selezionatore arriva. Dopo il tema della percezione del bisogno da parte dell'impresa. Non so se ho risposto, lo può dire Sì. Martina magari. Sì, Martina lo può scrivere in realtà, adesso vediamo se ci scrive qualcosa. Direi che ci rimane tra le varie domande una di Alberto Banterle che chiedeva, ecco, Martina ha risposto, sì, è soddisfatta della risposta ed è convincente. Alberto Grazie. invece chiede se tutto questo nuovo scenario libererà anche tempo, risorse. Per attività culturali, musica, teatro, poesia, creatività che oggi non sono magari possibili in una società in cui gli spostamenti piuttosto che i ritmi di lavoro no, lasciano poco spazio a questo tipo di attività. E quindi se ci sia anche una dimensione non economica, ma altrettanto importante, positiva in questa transizione che stiamo sperimentando. Provo a rispondere io. Certamente sì, io credo che queste tecnologie ci consentiranno di lavorare meglio, meno tempo e anche meno costretti sui posti di lavoro. Quindi il tema, diciamo, della riduzione dell'orario di lavoro piuttosto che il tema dello smart working è già attuale, insomma, e questo sicuramente ci sarà. Però io credo che la più grande opportunità non è soltanto di risparmiare tempo e di usarlo bene per le attività culturali, ricreative, familiari, sociali, eccetera, ma sia quello, come dire, di usare questa opportunità di questi cambiamenti per fare quello che un vecchio saggio, insomma, no? Definiva così: chi ama la tecnica ama l'umanità, chi ama l'umanità ama la tecnica. Questo era Platone. Allora, il tema di riempire, insomma, no? Ecco, queste opportunità di progettazione, di innovazione, di risoluzione di problemi, di creazione di nuove frontiere, ci pone delle domande che non sono soltanto domande tecniche, insomma, no? Domande professionali, lavorative, ma sono delle domande su di noi, sul nostro futuro, su chi siamo, insomma, no? E in qualche misura credo che dentro i programmi dell'università e dentro i programmi dell'ITS io ci metterei anche qualche romanzo di fantascienza, insomma, ecco, dove questi temi sono stati anticipati. Il più bello che io abbia mai letto è questo libro di Clifford Simak, City, insomma, no? Dove lui descrive la fine dell'umanità legata alle tecnologie con grande dolcezza, con grande profondità, insomma, no? Ecco, e soprattutto racconta come questi soggetti che vedevano le scelte sbagliate che stavano facendo le avevano capite e questo provocava per loro delle emozioni e delle tristezze che noi speriamo di non avere e invece di essere attivi e proattivi. Grazie, il tempo è rimasto pochissimo, però farei un'ultima domanda. Roberto De Marco chiede, magari Francesco può rispondere tu, come può integrarsi la distribuzione commerciale ai nuovi modelli e poter competere con le grandi piattaforme di distribuzione? Bella domanda.
Deve da No, un se lato parla. diventare piattaforma anche lei, nel senso che lo è già, lo è sempre stato, sono le piattaforme d'acquisto, sono. Sto parlando di distribuzione commerciale organizzata, perché il piccolo, secondo me, quelli che sono, ormai c'è stata già una scrematura forte, quelli che si sono specializzati, sono diventati quasi degli artigiani del commercio, probabilmente hanno trovato un modello di business che mixa il servizio della distribuzione con un servizio di expertise merceologico, chiamiamolo sul prodotto, che probabilmente è sostenibile. Parlo in generale, poi insomma ogni caso è diverso. Nella grande distribuzione il tema è grande, proprio perché gli investimenti sono grandi. Walmart sta reagendo integrandosi con fornitori clienti, la dimensione li conta perché poi produci servizio, raggiungibilità. Certo che in questo momento io vedo che dei modelli di distribuzione ibridi stanno funzionando e che competi comunque in quel momento lì, quando, voglio dire, la grande distribuzione crea la sua piattaforma online, entra in competizione con Amazon o chi per lei e i margini vengono meno, perché la grande distribuzione mantiene i costi della grande distribuzione, tutta la struttura logistica, fisica, gli investimenti in real estate, eccetera, che invece Amazon non ha. Quindi probabilmente anche lì i modelli di business sono ancora tutti da inventare. Lo spazio reale è proprio questo, l'invenzione dei modelli di business che poi producono la nuova Amazon che magari è ibrida ed è in parte fisica e in parte virtuale. Beh, Capire le perfetto, tecnologie aiuta anche dobbiamo quello. chiudere. Di Giulia Maschio, intermediare. guarda, abbiamo un'ultimissima domanda di Giulia Maschio. Dice, hai parlato di nuovo umanesimo. In tre parole, che cos'è il nuovo umanesimo di cui parli anche nel tuo libro? Il nuovo umanesimo è rimettere al centro la creatività dell'individuo, il pensiero creativo dell'individuo in modo molto più potente che in passato, molto più centrale rispetto al passato nel lavoro di tutti. Io sono convinto che i lavori ripetitivi, standardizzati, sono destinati a scomparire e questo chiama alla responsabilità ognuno di noi nel valorizzare la sua parte più profondamente umana, quella di immaginare, di valorizzare la propria visione del mondo e la propria capacità di creare valore per gli altri. Perché poi alla fine fare impresa vuol dire questo, vuol dire creare valore per gli altri, per gli stakeholder che non sono solo i clienti o gli azionisti, ma è solo questo che rende sostenibile un'organizzazione. E oggi è possibile fare, come dire, imprenditorializzare anche il lavoro individuale. La cosa non è una cosa brutta, il problema è culturale. E ci vogliono ovviamente, ci sono anche molto lavoro a livello legislativo in corso, anche proposte di legge che rendono la flexicurity cosiddetta, quindi l'imprenditorializzazione del lavoro ma tutelata dalle garanzie a livello assicurativo, a livello previdenziale che abbiamo conquistato insomma ai tempi dell'era industriale. Quindi riuscire a tenere in vita un sistema di welfare decente con i nuovi lavori. Questa è la sfida. L'umanesimo digitale è l'uso della tecnologia digitale per vincere questa sfida, per rimettere la persona al centro. La tecnologia abilita semplicemente, la tecnologia non dà soluzioni, crea opportunità. Ok, allora mi fermo qui, sono le 13:28, è stato un seminario molto interessante, hanno partecipato in tanti e ringrazio tutti e a tutti quelli che oggi erano presenti, ringrazio i due relatori perché hanno in modo molto brillante illustrato un tema complesso e di tante implicazioni. Purtroppo anche se il seminario è andato un po' più lungo del previsto, tanti temi li abbiamo appena accennati e magari li prenderemo in prossimi eventi che vorremmo organizzare. E ringrazio ovviamente chi ha organizzato assieme a me, in particolare il Centro Studi Confindustria. Torneremo presto con altre iniziative, con altri webinar, con altre attenzioni proprio a questa trasformazione, a queste trasformazioni, anche a quelle di cui oggi non abbiamo parlato, ma di cui parleremo in prossimi webinar. Grazie a tutti, buon pranzo, buon pomeriggio, grazie Francesco, grazie Federico, siete stati Grazie a bravissimi. voi.
Arrivederci, grazie. Arrivederci.